Ciao, a me è stato affidato il sogno di Don Bosco dell'uva di varia qualità. In questo sogno Don Bosco vede apparire al centro del cortile una vite bellissima che cresce talmente rapidamente da occupare con i suoi tralci tutto il cortile. In questi tralci crescono dei frutti maturi che cadendo per terra si trasformano in giovani allegri che corrono e saltellano per tutto il cortile. A questa vista Don Bosco resta ammaliato e senza parole, ovviamente. Vicino a lui però appare un personaggio che lui chiama la guida. Ecco, questa guida pone davanti a Don Bosco un velo, quasi a voler coprire lo spettacolo che Don Bosco stava guardando. Questo velo la guida lo solleverà per 3 volte, proprio per mostrargli 3 immagini di giovani diversi. La prima volta che la guida solleva questo velo, Don Bosco vede un'immagine legata a una vite senza frutto, a una vite solo piena di foglie, in cui sta scritto il versetto del Vangelo: in essa non ha trovato nulla. Ecco, sotto al velo Don Bosco vede un gruppo di giovani, non numeroso come l'inizio, che pur non facendo fatica a compiere il bene, in realtà non lo fanno per una bontà d'animo, ma lo fanno per attrarre a sé la stima e i complimenti dei superiori. Una seconda volta invece il velo viene sollevato dalla guida, facendo vedere a Don Bosco un'immagine di giovani legata invece ad una vite che apparentemente ha dei frutti, ma solo avvicinandosi si capisce che questi frutti sono in realtà muffiti, già sciupati, mangiati da altri animali. Sotto il velo Don Bosco infatti vede un gruppo di giovani brutti, tristi, sfregiati, con scritto in fronte il nome del peccato che portavano dentro. Ecco, Don Bosco ne esce molto triste da questa immagine, ma la guida lo conforta dicendogli: Don Bosco, tu stai tranquillo perché tu con la tua tenerezza e le tue cure dai già ai ragazzi degli strumenti per capire dov'è il bene e dov'è il male, per capire quando e come si può o non si può fare qualcosa. La terza immagine che Don Bosco vede è invece legata ad una vite rigogliosa, ad una vite piena di frutti maturi, belli da vedere. Infatti, sotto al velo, Don Bosco scopre un gruppo di giovani, seppur pochi, ma pieni di gioia, raggianti, vivi. Ecco, la guida qui gli dice: Don Bosco, questi sono i tuoi colleghi, questi sono quei giovani che, pieni di allegria, porteranno la tua missione di bene in tutto il mondo. Questi sono quei giovani che ti aiuteranno. Don Bosco, da questa immagine, ne esce felice, seppur porta in cuore un po' la tristezza e anche la delusione di aver visto quei giovani tristi. Ecco, questo sogno mi è piaciuto tanto, mi fa molto riflettere nel mio essere educatrice, in particolare in due punti. Il primo punto riguarda il guardare la realtà. Credo che non ci sia una buona educazione se non si parta dal guardare la realtà che ci circonda, dal capire dove c'è bisogno, da capire su chi posso contare o su chi invece è meglio non contare, da capire su chi sicuramente mi porterà verso il bene o su chi invece dovrò essere io a portarlo verso il bene. Ecco, come primo punto quindi il guardare la realtà. Non esiste un sogno, non esiste una progettualità e un progetto dopo del sogno se non a partire da una realtà. Il secondo punto è il chiedersi il perché. Don Bosco in questo sogno, di fronte a tutte le immagini, si chiede un perché. Ecco, io credo che sarò una brava educatrice nel momento in cui sarò io a riuscire a chiedermi il perché di quel gesto, il perché di quel silenzio, il perché di quel comportamento di quel bambino che è escluso, il perché di quel ragazzo che non vuole giocare, ecco, chiedersi il perché. Ed è proprio in quest'ultimo aspetto che vorrei
lanciare un po' un impegno anche per me, l'impegno di chiederci in questo tempo perché, che significato ha ogni gesto e ogni parola che esce dalla bocca, dalle mani, dal cuore dei ragazzi che incontriamo. Cercare di conoscerli in profondità e chiederci il perché di qualche anima. Andare a chiedere il perché a qualcuno. Ecco, il mio impegno si basa su questo. Chiedi il perché. Chiedi, vai in cerca di quel perché.